Chi è? Sono io, mamma. Sono Antonio. Vivo a Roma da più di 20 anni. Roma. Come stai? Ma Vivo. Mercoledì compio gli anni. lo so, sono qui apposta per la tua festa. Un Non c'è nessuna festa, Antonio. figlio sa quando c'è da fare la festa di compleanno alla sua mamma. E una madre sa quando non c'è niente da festeggiare, perché si è soli, si è quasi morti. Mamma. Non c'è niente da dire. Mi hai lasciata sola. Anche se ero vedova. Io pensavo che prima o poi un altro te lo saresti trovato. Pensavo di essere d'intralcio. E poi eri così autoritaria. Sola come un cane. Questa è mia moglie e questi sono i gemelli. Sei un uomo. Le mie amiche sono tutte morte, o peggio, sono all'ospizio. La festa la facciamo per te, Antonio. Come? Sì, invita tutti i tuoi amici d'infanzia. Buonasera, sono Antonio, cercavo Michele, me lo può passare per favore? Qui non abita nessun Michele, deve aver sbagliato numero. Ah, mi scusi signorina, buonasera. Pronto? Buonasera, sono Antonio Carnera, cercavo Luca. Sono io, ma il suo nome non mi dice niente. Come? Non ti dice niente Luca, ma sono Antonio, eravamo le superiori assieme. Deve aver sbagliato persona. Scusa, Luca, cioè, tu hai una voce che riconoscerei tra mille. Credo abbia sbagliato numero. Buona giornata. Pronto? Elena? Sì? Ciao, sono Antonio, come stai? Antonio, non ti sembra di essere inopportuno? Perché? Beh, se mi chiami significa che vuoi scusarti, ma scusarti di cosa? Io ora sono una donna sposata, ho dei figli, pensaci prima un'altra volta! Ma ancora sta storia, ma sono passati 30 anni, vabbè, allora parliamone, sono tornato in paese, sono qua da mia madre. Pronto? Elena?
Pronto, Raffaele? Antonio! Ciao, come stai? Bene, come va? Bene, è passato un po' di tempo. Senti, sono in paese, ci vediamo? Ci vediamo, certo. Tipo alle 15 davanti alla scuola? Certo, alle 3 davanti alla scuola. Va bene, a dopo. A dopo. Ciao. Ciao. Antonio? 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 Ciao Antonio! Ehi! Ciao! Ascolta, devo andare a casa a montare la parabola! Ci sentiamo! Ciao! Thank you.
mica ti ho fatto nessuno, sai, bella festa. Cioè, li avrei anche trovati. Forse dovevo chiamarli prima. Mi dispiace. Vabbè, ma allora appena trovate qualcuno disposto a pagare quella cifra, mi mandate i documenti, io li firmo, poi ve li rispedisco.